Ancora la puntata in avanti per il numero 7 ospite, Tiscione, parte il cross e Akragas in gol. In rete, ma un'azione davvero bella, disattenta la difesa roccellese. In mezzo a tre persone, insomma, in mezzo a tre giocatori. Ma c'è lì in mezzo all'area nostra, c'è quel giocatore che ha una stazza elevatissima e per lui è stato un gioco da ragazzi. Gol di Meloni, a due davanti, parte l'altro cross, di testa, ancora la Ribi e poi il Canfri ha mancato un gol praticamente fatto. Criniti, parte il cross di Criniti. Davanti alla porta completamente, ma c'era posizione di fuorigioco. Lo scambio poi gioca tutto di prima in Roccella, attenzione a Carbone, Carbone, la puntata per e gol! Un'azione fantastica! Un gol eccezionale, grande Roccella davvero. Un 1-1 strameritato. Bella azione, bel gol! E questo dimostra che Roccella non è inferiore a nessuno. Si ha prodotto questo gol creandolo con azioni molto molto belle. Corsi, ancora lui, il campione di questo nostro Roccella. Tiro di Criniti e la palla è sfumata. Attenzione ancora a Roccella, in avanti, c'è il tiro! Ma ancora sempre lui, la Ribi! Credo la Ribi, non vediamo noi quell'angolo, la Ribi, infatti è così. Coris non riesce a prenderla di testa dall'estremo difensore roccellese. Tiscione, barriera a 5, attenzione al tiro a giro completamente sbagliato. Alla ripartenza stavolta dell'Akragas che punta direttamente all'area di rigore, parte il tiro e c'è completamente libero Meloni che si divora un gol. Attenzione a Criniti, Criniti, parte il tiro di troppo alto. Anche stavolta esecuzione da dimenticare. Si è colpito dal basso in alto. Parte intanto il tiro di punizione, bel canestro facile. Parte il calcio d'angolo, una finta e poi ancora in aria. Attenzione, il pallone che viaggia pericolosamente. Tiro della bandierina, partito stavolta appena più lungo. Attenzione al colpo di testa e poi si divora praticamente un gol fatto col pallone che Roccella aveva nei propri piedi. Attenzione al cross e poi il rinvio, la botta da fuori, ma c'era anche posizione di offside. Ecco, parte il tiro d'angolo e la traversa clamorosa del Roccella. La traversa clamorosa. Parte il tiro di Tiscione. Attenzione all'impatto, un batte e ribatte al limite dell'area.